riguarda l'installazione del sensore di Prism. Il sensore standard fornito con ogni Prism serve per bilanciare i carichi, per evitare che il contatore stacchi quando non ci sono troppi consumi. Il sensore ha un cavo della lunghezza di 1 metro, ma può essere prolungato a seconda delle necessità. Per prolungare il collegamento è meglio utilizzare un doppino intrecciato con sezione consigliata di 0.25 a 0.5 mm quadri. Se il doppino è spesso a contatto con cavi di potenza o cavi Ethernet, o l'installazione avviene in un luogo dove sono presenti interferenze elettromagnetiche, è consigliato l'utilizzo di un cavo schermato e quindi collegare lo schermo solo dal lato di Prism. Nel caso di Prism Solar trifase, nella confezione sono previsti 3 sensori che vanno installati sulle 3 fasi con lo stesso concetto dell'installazione monofase ed uno smart meter per guida DIN, al quale andranno collegati i 3 sensori. Per collegare poi lo smart meter a Prism Solar, utilizzate lo stesso doppino intrecciato che vi ho mostrato prima. Se per caso dovete installare il sensore su un'installazione con molta potenza o con cavi particolarmente grossi, per entrambi le situazioni è disponibile il set di sensori di 1000 A. Ognuno di questi sensori permette di essere installato su cavi fino ad un diametro massimo di 50 mm. Il sensore deve essere installato in modo che riesca a leggere tutta l'energia che entra e che esce dal contattore, altrimenti il bilanciamento dei carichi non funzionerà in modo corretto. Per fare in modo che questo accada, all'interno del sensore vanno fatti passare tutti i cavi in uscita dal contattore, fatta eccezione del neutro. Dunque, cavo o cavi di fase, cavo dell'alimentazione di Prism, eventuale cavo relativo ai pannelli solari e basta. Sia nel caso di impianti monofase che impianti trifase, è importante che i sensori siano sempre installati immediatamente a valle del contattore generale, senza nessuna derivazione tra i sensori ed il contattore, e con la freccia stampata sul sensore che punti in direzione del contattore stesso. Mi raccomando, questo è molto importante. Quindi, il sensore o sensori dovranno essere installati così. E non così, cioè non installare i sensori sul neutro. Verifica che la freccia punti verso il contattore. Non installare i sensori sul contattore fotovoltaico. E ricorda di far passare sul sensore tutti i cavi che escono dal contattore. È importante che il cavo dove metti il sensore sia quello da alimentazione che dà alimentazione a tutto il resto dell'impianto. Una volta completata l'installazione dei sensori, è il momento di passare alla configurazione. Il tutorial puoi trovarlo qui. Collegati ora al Wi-Fi di Prism e raggiungi questo indirizzo. Nella sezione Sensore a valle del contattore troverai una cifra grande in grassetto che mostra il valore che in quel momento sta leggendo il sensore di Prism. Controlla che il sensore sia stato installato correttamente, verificando sul contattore che il valore del consumo istantaneo dell'impianto corrisponda al valore letto in quel momento preciso dal sensore. Se questo valore corrisponde a quello indicato dal contattore, allora l'installazione è corretta. Questa operazione completa l'installazione del sensore ed il bilanciamento dei carichi è pronto a funzionare. Se invece i 2 valori non corrispondono per niente, tipo uno è il doppio dell'altro, significa che il sensore è stato montato in modo errato, così come se il valore indicato dal contattore fosse invertito, cioè negativo invece che positivo o viceversa, rispetto al valore che sta leggendo il sensore. Allora il sensore è stato montato al contrario. Se hai qualche domanda al riguardo, puoi sempre chattare con uno dei nostri operatori direttamente dal nostro sito internet, oppure puoi scrivere una mail a support@sila.industries e ti risponderemo il prima possibile.